un autore dietro al microfono. Autopubblicato per scelta. Radio Scrivo, il podcast sul self-publishing dedicato a chi vuole imparare di più su scrittura, marketing e business. Radio Scrivo, vivi delle tue parole. Questo podcast è sponsorizzato da scrivofacile.com, il sito degli scrittori 2.0 dove potrai trovare un sacco di risorse gratuite utili per il tuo brand e i tuoi libri. www.scrivofacile.com. È ora di autopubblicarsi sul serio. Ok, bene, allora eccoci qua su Scrivo Facile. Abbiamo una grande ospite oggi, veramente io era da tanto tempo che la volevo intervistare, soprattutto in occasione del lancio del suo libro, Self Publishing Lab, il mestiere dell'autoeditore, e solo che poi tra una cosa e l'altra, insomma, io poi vivo in Giappone, lei vive in Sardegna, come si fa? Non si riusciva mai a trovarsi, invece oggi per fortuna ci siamo riusciti, ecco qua, ci abbiamo... Rita Carla Francesca Monticelli. Allora, Carla, io adesso mi sforzo di chiamarti Carla perché di solito ti chiamo Rita, vedi? Ti mando un messaggio e ti scrivo ciao Rita. Va bene, dai. Senti, allora, benvenuta qua. Ci facciamo questa bella chiacchierata. Grazie, grazie per l'invito. Grazie per l'invito, ciao a tutti. Senti, allora, da dove partiamo? Partiamo un po', insomma, ma tu chi sei? Che cosa combini? Cosa hai combinato qua nel self-publishing? Hai scritto un sacco di libri, eh? E poi hai abbracciato generi diversi. Adesso, a parte, insomma, il libro che ho nominato poc'anzi, Self-Publishing Lab, poi dopo ne andremo a parlare più in dettaglio. Partiamo un po' invece dagli inizi, ecco, perché te, insomma, è parecchio che sei attiva nell'orizzonte indipendente italiano, no? Sei partita tipo con Deserto Rosso, esatto. Mi sembra, no? Sì. Quindi sulla fantascienza, poi sei andata anche sul genere più tipo thriller, per esempio con Il Mentore, eccetera. Insomma, dici un po' com'era a quel tempo, io perché ho cominciato un po' più di recente nel 2017. Te invece, quando hai cominciato? 2012. 2012. E come... Siamo 9 anni. Com'era il self-publishing, insomma, a quei tempi? Com'è stato anche il tuo inizio, eccetera? Allora, io ho iniziato nel 2012, che quindi sto parlando di 9 anni fa, ed era proprio all'inizio, cioè infatti Kindle Direct Publishing, che era la piattaforma più importante, che è appunto arrivata in Italia, è arrivata alla fine del 2011, proprio alla fine. Quindi pochi mesi dopo sono arrivata io. Ed eravamo pochissimi, come si dice, dei pionieri del nuovo mercato, e suscitavamo un po' di curiosità, tanto più che io appunto scrivevo fantascienza, solo fantascienza, che è un genere già abbastanza di nicchia in Italia. E questo però significa anche che c'erano un bel po' di lettori che non erano tantissimi, ma erano lettori, diciamo, un po' affamati, nel senso che comunque non c'era tantissimo da leggere, era ancora peggio di adesso, diciamo. Adesso forse un po' ci sono più editrici che pubblicano fantascienza, 9 anni fa erano molto meno. C'era poca scelta, per cui diciamo mi sono lanciata in questa avventura. Tu in pratica avevi già questo romanzo nel cassetto, l'avevi proposto a qualche casa editrice, com'è andata? No, in realtà il mio primo romanzo, che di fantascienza, l'ho finito di scrivere nel 2011, ma l'ho pubblicato come settimo, quindi è rimasto lì. Okay. All'inizio del 2012 ho iniziato a scrivere Deserto Rosso, che è costituito da 4 libri, e avevo già l'intenzione, ce l'ho scritto, con l'intenzione di pubblicarlo autonomamente, proprio sono partita da questo presupposto. Non ho mai inviato nessuno dei miei romanzi a una casa editrice italiana, perché, a parte la situazione del periodo, perché come ti dicevo c'erano pochissimi che pubblicavano fantascienza, quindi non è che ci fosse tutta questa scelta, devo dire la verità. Sì. E poi negli anni precedenti avevo un po' studiato editoria in Italia e cose varie, e mi ero resa conto che appunto questa via, la via della self-publishing, che era già presente per esempio negli Stati Uniti, poteva essere interessante. Aspettavo solo che arrivassero gli strumenti per poterne usufruire, diciamo. Sì. E ho iniziato con Deserto Rosso, che è diviso in 4 libri, e li ho scritti strada facendo. Ho iniziato a scrivere il primo libro di Deserto Rosso, che si chiama appunto Di Non Ritorno, nel gennaio 2012, l'ho pubblicato a giugno,
e gli altri li ho pubblicati a distanza di 5 mesi uno dall'altro. Nel frattempo li scrivevo e appunto li preparavo e li pubblicavo. Quasi, quasi una rapid release, quasi, eh. Era Quasi, abbastanza sì. veloce. Abbastanza veloce, era, diciamo che era tutto legato al fatto che proprio io interagivo con i lettori durante la fase di creazione del libro, li coinvolgevo un po' nel mio lavoro di scrittura, talvolta anche facendo questo sondaggio, cose del genere, per tastare il terreno, per vedere cosa avevano capito, cosa avevano intuito. Chiaramente è una storia che nasce, per così dire, a puntate, tra virgolette, sono quattro in tutto, di cui la prima è una novella, ma gli altri sono dei romanzi. E quindi si creava tra un libro e l'altro, visto che passava poco tempo, un po' di aspettativa, sai, Sì. voglio sapere come continua la storia, anche perché poi ogni parte terminava con un cliffhanger. E Bene, bene. quindi è una cosa particolare, una cosa anche abbastanza non usuale, ecco. E molto mi sono battuta su quel periodo su Facebook, avevo la mia pagina Facebook che ho creato prima di iniziare anche a scrivere questa storia, e l'ho usato moltissimo per diciamo, farmi circondarmi di questi lettori che poi sono diventati il mio zoccolo duro di lettori, per così dire. Che poi infatti vedi che molti pensano, sì, io ho pubblicato il libro, poi quando comincia la fase di promozione? In realtà comincia già da prima, comincia da subito. Esatto. È Io vero. addirittura prima di iniziare a scriverlo, questo perché non è che me lo sono sognata io, perché appunto nei 2 anni precedenti, prima di iniziare a pubblicare, mi ero messa a studiare un po' come funzionava il self-publishing, Sì. a leggere i blog dei primi self-publisher Joanna Penn. internazionali, David Joanna Goldren. Penn ovviamente, primo fra tutti, mitica, e quindi sono arrivata un po', tra virgolette, preparata, e poi avevo, appunto, per questo motivo avevo creato prima la pagina, avevo cercato di circondarmi di persone interessate all'argomento. C'è anche da dire che io avevo già un blog e questo già facilitava le cose, perché è uno strumento in cui scrivevo effettivamente. Sì. E poi pian piano sono andata avanti. Tra l'altro, prima di pubblicare il primo libro a pagamento, ho pubblicato una fanfiction, gratuita ovviamente, che è servita comunque a farmi un po' conoscere. Una fanfiction che ho resumato dal 2000, una cosa che Ma avevo scritto tanto tempo prima. di che cosa? Era una fanfiction della mummia, del film della mummia del 99. Ah, con Non so Brendan se conosci. Fraser. Ah, Esatto, con Brendan Fraser della bello, Cerchio bello, bello. Price. È E quindi sottovalutato, ma bello come film. è una sorta di sequel alternativo al film successivo, che invece non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Quale, il secondo dici o il terzo? Sì, il secondo, La mummia e il ritorno. Il terzo l'hanno fatto nel 2008, se non erro, molto dopo. Sì. E quindi era un sequel alternativo che in realtà io ho scritto subito dopo il primo film, prima che uscisse il secondo, quindi in realtà in maniera indipendente. E quindi ho usato questo strumento, l'ho pubblicato attraverso Smashwords, in modo da poterlo dare gratuitamente. E anche per provare un po' la parte tecnica, cioè creare un ebook, insomma, tutto quello che serviva, la copertina, queste storie qua, anche i primi tentativi di promozione, fatti però chiaramente per un prodotto gratuito, che comunque serviva per crearmi un piccolo seguito intorno a me. Avevo Certo. già delle persone che conoscevo, con cui avevo a che fare con Facebook, e ne ho trovato appunto delle altre. È stato, diciamo, un banco di prova. E poi nel Quindi, giugno ho iniziato a pubblicare i libri a pagamento veri e propri. Dimmi, dimmi. tu ti sei affidata immediatamente a un editor per il tuo libro, immagino. In realtà no. Ok. Vabbè, vabbè. In All'inizio. realtà no. In realtà no. Un motivo per cui ci ho messo anche tanto a pubblicarlo, e considera che l'ho scritto nel primo disastro, l'ho scritto nel gennaio del 2011, l'ho pubblicato oltre circa 5 mesi dopo, ma a giugno. È un libro di 20.000 parole, molto, molto breve. Ci ho lavorato molto, ci ho lavorato per conto mio essenzialmente, anche se poi più avanti l'ho fatto una piccola revisione con altre persone. Io in realtà non ho proprio un editor, ma ho un piccolo team di beta reader che sono estremamente bravi e fidati. Con cui lavoro in maniera molto stretta, c'è uno in particolare che saluto, Marco. Ciao Marco, se mi sente, che è veramente è un lettore,
Non è uno scrittore, non è emerito, però è una persona con un'estrema attenzione ai particolari, soprattutto quelli logici, quelli, perché poi sono importantissimi, non solo quelli linguistici, ma proprio nello sviluppo della storia, un occhio in più, insomma. Per cui no, in dico la verità, io non ho lavorato con un editor, anche se però ho studiato un bel po' come si fa l'editing per conto proprio, prima di mettermi insomma a pubblicare. Quindi un po' ho imparato questo. La parte difficile chiaramente è allontanarsi dal testo tanto da poter vedere i problemi, e questo lo si crea col tempo, nel senso staccarsi dal testo Sì, ho sentito abbastanza. che consigliano ad esempio di non cominciare il self-editing immediatamente a caldo, ma Esatto, invece lasciarlo nel cassetto per qualche giorno esatto. almeno e poi Sì, infatti, approcciarsi. io ho fatto cosa ho fatto? Ho pubblicato la fanfiction, quindi mi sono messa a fare dell'altro. Nel frattempo, ho lasciato maturare quello che avevo scritto e ci sono tornata dopo aver letto anche dei libri sull'argomento, per capire un po' esattamente cosa volevo guardare. Mi piaceva proprio, devo dire che a me la parte della revisione è quella che preferisco, a differenza di altri. Io proprio la parte della scrittura è quella che mi piace meno. Prova fatta, qualcuno deve Tu dire. mi ricordo, tipo, in un commento l'hai descritta come un processo un po' che ti fa un po' soffrire, un po'. Sì. Sì. Sofferenza. Sì. Il bello dello scrivere è l'aver scritto. Riguardi quello che hai scritto, hai finito di scrivere, dici: ah, ho scritto, che bello. Ma durante l'operazione è abbastanza faticoso, una sofferenza, tirare fuori dalla testa queste cose. La Ma parte perché voglio della capire? Questo è interessante. Cioè, tu co come funziona? Tu ti vedi, per esempio, co un po' come me, nella tua testa c'hai questa specie di film e descrivi Esatto. l'immagine un po' come ti viene? Allora. Oppure. Allora, c'è un problema, che la mia testa va più veloce delle mie dita. Quindi, questo proprio so che sia un problema comune. sì. E allora, io penso, diciamo, la scena prima, praticamente più o meno tutta. Poi chiaramente non faccio in tempo, qualche volta mi segno delle cose, delle parti. Infatti uso moltissimo blocchi, fogli, fotofogli bianchi con la penna, sono sempre lì che segno, per bloccare i piccoli passaggi che mi vengono in mente, anche pezzi di dialogo e così via. Nel momento in cui mi devo mettere a scrivere, devo mettere tutto in ordine. E allora sono lì, chi mi vede dice: questa è matta, sono da sola, incomincio a parlare da sola per ridirmi quello di cui devo parlare nella scena successiva, e poi inizio a scrivere. Poi chiaramente quando scrivo qualcosa cambia. È un'operazione per me, secondo me, cioè, come dire, difficoltosa, faticosa, una specie di sofferenza, perché effettivamente devo star lì letteralmente da astrarre dalla mia testa, cioè far parlare questi benedetti personaggi che non vogliono parlare. E allora diventa un po' faticoso. Devo dire la verità, all'inizio era un po' meno faticoso, perché all'inizio non avevo ancora scritto nulla, ho scritto pochissimo, e quindi avevo tutta questa folla di cose in testa che volevano uscire. Poi, man mano che vai avanti e effettivamente sfrutti un po' la tua creatività, devi tirare fuori cose nuove, non è che puoi ripeterti. E quindi chiaramente c'è una parte in cui c'è un po' un grido interiore che ti dice: no, aspetta, non puoi non scrivere queste cose, le hai già viste in un altro libro. Sforzo, ti tira fuori qualcos'altro, diventa un po' più complicato, devo dire la verità. È vero, è vero. E quindi, insomma, è faticoso, devo dire, è faticoso. Anche, anzi, devo dire la verità, però, che laddove mi trovo a scrivere con facilità, spesso scrivo peggio, perché ho la fretta di scrivere e scrivo peggio, mentre invece quando sto lì con calma con soppesare la singola frase, alla fine il risultato finale è migliore e deve subire una revisione meno profonda. E come ti dicevo, appunto, arrivo alla fine, ecco, alla fine della giornata, alla fine della scrittura, e sono contenta. E poi c'è un altro fattore, l'ansia, che è l'ansia di quella che si ha nel momento in cui sto per iniziare, l'ansia: ce la farò a scrivere questa scena come ce l'ho in testa, come mi piacerebbe che fosse, chi lo sa, invece alla fine l'hai scritta e stai tranquilla. E per questo motivo la revisione ormai è lì, la storia è lì, non scappa, cioè non ti scappa, devi soltanto sistemarla. Ed è a me proprio piacevole star lì a migliorare proprio il modo in cui le parole vengono una dietro l'altra, no? Il suono delle parole stesse. Ecco, è una parte che mi piace molto, mi piace moltissimo.
E quindi per me la revisione è la parte più bella, devo dire, è più rilassante. Cioè, c'è del lavoro da fare, molto lavoro da fare, perché chiaramente io per la revisione di un libro ci metto anche mesi, dipende dalla lunghezza del libro, ovviamente. Ma Sì. faccio tipo sei stesure, cioè dopo la prima ne faccio altre cinque. E in ognuna ci sono molte differenze da quella precedente, quindi c'è un lavorone enorme. E in questo Ok. inserisco anche, chiaramente, i miei meta reader. La maggior parte dei casi lavorano tutti contemporaneamente. Quando ho fatto il libro invece di non fiction, che è una cosa completamente diversa, chiaramente, un altro approccio, li ho fatti lavorare uno dopo l'altro, per poter ogni volta inserire i loro contributi, utilizzare i loro contributi prima di passare al successivo. Anche per questo, per motivo, ci ho messo 2 anni a completare questo libro. Però vabbè. Infatti, allora adesso ce l'ho qua nel mio Kindle. Il libro appunto che è scritto per noi autori indipendenti, che tra l'altro c'è veramente una guida completa, cioè questo è tipo quasi 500 pagine, tipo 488 Esatto. pagine, cioè gigantesca, c'è tutto, c'è di tutto dentro. Quindi veramente poi se chi ci sta ascoltando non sa dove sbattere la testa, e vuole approcciarsi al self-publishing, io veramente lo consiglio. C'è di tutto, veramente c'è di tutto. Dunque, Self-Publishing Lab, il mestiere dell'autoeditore, no? E c'è la cosa che tu hai scritto proprio all'inizio, che mi è piaciuta, cioè questo tipo di approccio. Tu hai scritto: non è un manuale operativo né una guida per pubblicare un libro di successo, anche perché non esiste alcun metodo ripetibile né formula magica per raggiungere questo obiettivo. Sembra, ma è così, cioè è pieno di gente là fuori che fanno di tutto per convincerti, no? Compra il corso, compra i miei servizi, cioè, Esiste. diventa bestseller, garantito al 100%, ma cos'è? Che ne pensi? No, non esiste. Sicuramente è il successo di chi vende queste cose qui, garantito. Sì. Purtroppo non funziona così, perché chiaramente stiamo parlando di qualcosa che è legato a troppe variabili che non possiamo assolutamente controllare. Sì, ci sono tante cose che possiamo controllare, possiamo controllare la qualità di quello che scriviamo, la qualità di quello di come confezioniamo il prodotto, possiamo cercare anche di fare le cose giuste a livello di promozione, però c'è quel qualcosa che è inafferrabile, che dipende da noi stessi, da quello che abbiamo scritto, dalla condizione che si trova in quel momento il mercato, che cambia da un giorno all'altro, Sì, ormai, sì. che non possiamo prevedere e quindi rende il nostro percorso assolutamente irripetibile. Per cui dire che si dà la formula del successo è mentire. Io con questo libro do degli strumenti che conosco, che ho usato, ma non è detto che usandoli tutti vada bene, come pure non è detto che se ne usi solo alcuni vada male, o che se ne usi diversi. Certo. Infatti io distinguo dentro il libro tra le cose che sono, cioè i fatti, cioè come funziona la piattaforma, queste cose qui, e i suggerimenti, che sono la maggior parte, su quello che si può fare per promuovere i libri, per esempio. Ma mettendo in evidenza il fatto che poi dipende anche dalla fantasia del singolo. La vera fantasia è per uno scrittore dovrebbe essere facile, tra virgolette, aiuta tantissimo per trovare nuovi modi per avvicinare a sé, attirare a sé i lettori, che non è facile perché c'è talmente tanta roba là fuori per i lettori che anche loro non sanno da che parte andare, e quindi Sì. riuscire a creare qualcosa di unico e ripetibile è l'unica strada. Solo che chiaramente non è semplicissimo. Di sicuro io ho provato con questo libro a fornire gli strumenti di partenza, di conoscenza, perché poi la cosa importante, come ti ho detto, io prima di mettermi a pubblicare, passo 2 anni a studiare il lavoro degli altri. E avere questa conoscenza di base, secondo me, è essenziale per poi essere in grado di mettere un po' del proprio, una po' della propria fantasia e utilizzare questi strumenti in maniera adatta al proprio prodotto editoriale. Esatto. E poi comunque sia, vedo che molti a volte non si focalizzano per niente sulla parte del marketing, anzi proprio la detestano, e altri invece si focalizzano fin troppo e senza poi pensare, oh guarda, però forse ormai è il caso che faccio uscire anche qualcosa di nuovo, no? magari.
non ci penso e poi dicono, ma vedi, non funziona. Come, che ne so, fanno tipo Facebook Ads, Amazon Ads, e poi dopo un po' dico, sì, vabbè, però qua non c'ho tutti questi gran risultati, però a volte anche semplicemente scrivere un nuovo libro può aiutare effettivamente, no? Assolutamente. Poi se parliamo di un mercato come quello italiano, che è relativamente piccolo, non è che si può pretendere di fare chissà quali guadagni con un libro, cioè non ci riescono alla fine neanche grandi autori. Allora, vediamo tanti autori famosi, cioè conosciuti, perché poi l'essere famoso è una percezione personale, e pensiamo che questi siano ricchissimi, la maggior parte di loro non vive solo di scrittura, fanno quasi tutti, tranne forse uno o due. Quegli italiani, sto parlando, fanno altro, cioè hanno anche un altro lavoro e scrivono anche, però chiaramente non potrebbero neanche vivere di scrittura perché la vita di uno scrittore è fatta anche di alti e di bassi. Ora, chiaro che magari non si pretende, una persona che pubblica un libro autonomamente, magari non pretende con quel libro di camparci, perché è un po' difficile con un libro soprattutto, però dice, pensa erroneamente che comunque basta continuare a promuoverlo e il libro andrà avanti. Non è così, cioè, perché comunque il libro ha una vita. È vero che l'ebook non scade mai, non esce mai fuori catalogo, è verissimo, però nel frattempo saltano fuori altri libri. Il pubblico cambia fino a un certo punto e non si può sperare di continuare sempre a battere su quell'unico libro. Bisogna offrire qualcosa di nuovo che arriva più facilmente perché è nuovo, anche perché i retail sono fatti in maniera tale da dare maggior spazio a ciò che è nuovo e permettono poi di riscoprire i libri vecchi. Funziona così chiaramente. Chi veramente riesce a avere dei guadagni dignitosi dall'autoeditoria, sono quelli che hanno trovato la tempistica giusta per far uscire i libri, che può essere più o meno breve o più o meno lunga. Questo dipende da ogni persona, perché io conosco autoeditori che davvero guadagnano bene, vendono un sacco di libri e che pubblicano un libro anche uno ogni anno e mezzo. Dipende dalla loro particolare situazione. E altri che invece devono pubblicare il libro. Un libro, non dico ogni mese, ma quasi ogni 2 o 3 mesi, per riuscire a rimanere sull'onda. Dipende da ogni caso, bisogna anche essere in grado di A capire tal che tipo di proposito, cosa mi viene in sia. mente Craig Martell, che lui aveva scritto, dove era tipo Release Strategies nel suo libro, che lui Esatto, sì, non è. consigliava tipo 28 giorni per pubblicare il libro ogni 28 giorni, ma magari. Tipo, io morirei d'ansia solo per dover scrivere con questa frequenza, non ce la farei mai. A parte che ce ne vuole una bella fantasia per tirare fuori ogni mese, ogni 28 giorni, quindi sono 13 volte l'anno, una storia nuova. Non Sì, so, beato lui così. che c'è questa fantasia, io non ce l'ho, non ci arrivo. Preferisco magari scrivere un libro un po' più lungo, ecco, e magari con questo libro cercare di farlo vivere un po' di più, ecco, in qualche modo. Trovare nuovi strumenti per portare i lettori ai libri, ecco sì, però è chiaro che comunque più libri sì, nel mio caso in passato pubblicavo 2 libri l'anno, ultimamente, anzi l'ultimo anno ne ho pubblicato 2 di nuovo, però ultimamente, certo, per esempio nel 2019 non ho pubblicato niente, quest'anno nel 2021 penso che non pubblicherò niente, insomma dipende da. E allora ci sta che uso la pubblicità per mantenere a galla i libri, quello sì, però non posso sperare che con la pubblicità adesso faccio chissà quali guadagni esagerati. Cerco di mantenermi a galla, sicuramente di rimanere visibile sul panorama, diciamo, editoriale, e nel frattempo Ecco, portare avanti altri progetti. a tal proposito, te più o meno che tipo di strategie usi per cercare di mantenere nel tempo una certa costanza nella visibilità da dare ai tuoi libri? Te comunque sei particolarmente famoso nell'ambito indipendente per il tuo sapiente uso dei Facebook Ads, però comunque c'ha insomma varie, come posso dire, boh, varie frecce nel tuo arco, no? Sì. Dici un po', insomma, come hai impostato le tue strategie, come consigli. Poi, ovviamente, questo come posso dire, è l'equilibrio che hai trovato tu, no? Per i tuoi libri, per la tua nicchia, eccetera. Com'è? Diciamo
che è, diciamo, anche una cosa non sempre uguale nel tempo, varia nel tempo. Però ho una serie di attività che svolgo, diciamo, in background, continuano sempre ad andare, indipendentemente cos'altro sto facendo. Sicuramente la mia pagina su Facebook, che rimane molto importante, che ho particolarmente curato, sono riuscita a ottenere anche il bollino blu di verificata, quindi è già una cosa che dà una certa... Ho visto, veramente. Grande. E quindi è uno strumento che tengo sempre attivo, pubblico spesso, non è che mi metto lì a scrivere però post tutte le volte, sì, alcuni li scrivo ovviamente, molti li faccio andare per così dire automatico. Per esempio, appunto, io scrivo romanzi di fantascienza sull'argomento spaziale, quindi pubblico in automatico articoli dell'Agenzia Spaziale Italiana o del Centro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che sono sempre su quegli argomenti lì, che interessano a chi legge i miei libri. Per cui condivido questi in maniera totalmente automatica. E la cosa divertente è che si creano spesso anche delle conversazioni di persone sotto questi post automatici, e a loro volta ne favoriscono la visualizzazione al di fuori dalla mia pagina. Questo l'uso della pagina continuo. Poi dopo chiaramente faccio anch'io pubblico delle cose, cerco di mantenere informati i miei lettori di quello che sto facendo. In questo momento, per esempio, sto traducendo dei libri e quindi li tengo informati sulle varie attività, cioè, per esempio, sono arrivata a tal numero di pagine scusami, di parole tradotte e così via. Quando scrivo un libro lo faccio per il libro, per esempio, oggi ho scritto tutte queste parole, sono arrivata a questo punto, magari dico qualcosa sulla trama e così via. Così via. Cioè li tengo un pochettino informati. Poi anche informati, io uso molto, cioè informati su alcune cose, tra virgolette, non, private, non è vero che sono private, tipo per esempio posso mettere una foto di me in un posto, soprattutto qui in Sardegna, perché poi è tutto legato anche al fatto che io vivo in Sardegna. E ne parlo di questo fatto qui, che poi è anche legato alla ricerca spaziale, perché qui c'è un radiotelescopio molto importante, per dire, tutto collegato. E giro intorno a questi argomenti che poi mi sono cari e che la maggior parte di questi argomenti rientrano nei miei libri e che quindi suppongo che possano interessare anche le tue dei miei libri. Cioè cerco di attirare le persone che hanno interessi simili, per esempio le serie TV, un altro argomento che mi è venuto adesso, magari guardo una serie TV e faccio, metto una bella foto sulla serie TV e faccio una specie di recensione, post recensione, a cui poi dopo le altre persone commentano, su cui commentano e dicono la loro. E su argomenti che riguardano la fantascienza, ma non necessariamente solo la fantascienza, perché poi quelle serie TV, chi guarda le serie TV non si limita a un genere, di solito spazio abbastanza. Scusa, a proposito di questi post, hai mai utilizzo ogni tanto i boosting di Facebook per i post, No, oppure un no, no, no. Allora, po' li per i sconsiglio? post... Sì, no, io non li uso perché onestamente li ho provati a usare alcune volte in passato, ritengo che non mi diano soddisfazione, a parte il fatto che adesso con la nuova pagina, ora ho fatto il passaggio alla nuova pagina, piano piano lo stanno facendo tutti, le reazioni sulle inserzioni, inclusi quindi i post fatti alla pagina e poi trasformati in inserzione, non possono portare non ti permettono di invitare quelle persone a seguire la pagina. Per cui ha maggiore senso cercare di spingere questi post, quelle immagini che tendono a diventare, tra virgolette, un po' virali, alla una diffusione più organica. Cosa che sta succedendo in realtà, perché con la nuova esperienza delle pagine, così viene chiamata da Facebook, a me capita come utente, quindi immagino capiti anche agli altri, di vedere pagine che non seguo perché magari vengono seguite da persone che sono miei amici e cose del genere. O che scrivono un commento e così via, quindi in base a quelli che sono i miei interessi secondo Facebook. E quindi i miei post molto facilmente vanno fuori dalla mia pagina e quindi si creano delle reazioni, cioè si mettono mi piace, o cuoricino, o la risata, quello che è, e questo permette di invitare le persone alla pagina. Se io facessi un'inserzione su di essa non potrei più fare questo giochetto, per cui non mi conviene, ecco. Ma questo in pratica sulle nuove pagine, perché Sono nuove pagine. io attualmente sulla mia pagina ho un'inserzione e mi vengono gli inviti da Facebook tipo per invitare a mia volta Esatto. chi interagisce con la mia inserzione, però forse perché la mia pagina non è stata aggiornata. Non è stata aggiornata, era così per me fino a febbraio, ma tra una mano scoperta. Purtroppo, fino allo scorso febbraio, prima che facessi il passaggio alla nuova esperienza delle pagine, potevo invitare le persone che mettevano una reazione alle mie inserzioni a seguire la pagina.
Però ho notato già allora che l'aumento di persone, cioè di follower, aveva un po' più lentamente rispetto al passato. Forse anche perché alla fine stavo un po' toccando sempre lo stesso pubblico. Adesso che siamo passata alla nuova versione della pagina, nelle inserzioni, sia nelle inserzioni sia nei post organici in cui metti un link al tuo shop, a un articolo dello shop, in questi due casi non si può invitare chi mette una reazione, che è un peccato. Però ho notato allo stesso modo che da quando c'è una nuova pagina i post organici tendono a essere visti in maniera spontanea al di fuori della pagina, cioè ricevo delle reazioni da gente che non segue la pagina molto più frequentemente. E credo che sia in parte dovuto al fatto che Facebook, anche grazie alle inserzioni, conosca un po' il mio pubblico, perché comunque ricevo moltissime impressioni a pagamento, ma ricevo moltissime, e quindi sappia anche a chi mostrare i miei post, per così dire, organici, e quindi dimostra le persone giuste che mettono delle reazioni. Per cui alla fine ho aumentato nel giro di 2 mesi i miei follower in maniera maggiore rispetto a come non facessi prima. Tra l'altro, un'altra cosa carina è che con le nuove pagine io posso addirittura commentare i profili, i post di profili personali che sono pubblici, per esempio, oppure se commento in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo in cui posso commentare, incluso su un gruppo di cui faccio parte come pagina, ma anche incluso altre pagine, accanto al mio nome, se la persona non mi segue già, compare la scritta segui, accanto al mio nome nel commento. Oltre ad esserci tra l'altro il bollino blu, che è una cosa carina che attira l'occhio. E quindi tutte queste cose favoriscono la visibilità della pagina a livello, per così dire, organico. Quindi non è una bruttissima cosa, ecco, tutto sommato. Sì. Ha dei casi positivi e dei lati negativi. Sì, anche perché comunque Facebook cioè in continuazione, aggiorna in continuazione tipo la dashboard delle inserzioni, cioè ogni 2 settimane Sì, l'apri, cioè diverso, riesce a dico, quando starci finisce? dietro, è impazzire. Poi sinceramente a me non piace molto come è organizzata, a volte risulta davvero confusionaria, per quello io... Per parlare per esempio della dashboard, molto molto più chiara quella di Amazon Ads, più semplice, pulita, il design. Non ho capito perché Facebook tendono a già Ma io credo, è comunque un tool molto più avanzato le inserzioni a pagamento su Facebook rispetto a quelle su Amazon, quindi ovviamente non puoi avere una dashboard è quello il super motivo, io penso, perché semplice. ha davvero una marea di funzionalità di cui non si usano tutti, io non ne uso tutte, anche perché è fatta più per gente che vende direttamente i prodotti. Però ha davvero una marea di funzionalità e questo la rende un pochetto più complicata. Bisogna cercare di concentrarsi solo su quelli che sono gli aspetti che ci interessano, ignorare il resto, anche se tende a modificarsi tutto intorno, però concettualmente rimane più o meno la stessa, diciamo, più o meno. Poi io faccio una cosa: una volta che mi sono creata le mie campagne, nei miei gruppi di inserzione, duplico, non li faccio mai da capo, perché se non perdo la cosa più semplice è duplicare all'infinito quello che è già pronto, cambiando solo l'immagine, il testo, quello che è il link e così via. Tanto si può tranquillamente spostare, creare un duplicato su un'altra campagna o creare una nuova, senza dover ricreare tutto da capo, perché effettivamente diventa un pochetto complicato. Certe volte mi sono ritrovata a fare nuove campagne, però non mi ritrovavo con i passaggi, non mi faceva fare le cose, mi sono dovuta mettere due pagine del browser una accanto all'altra per seguire passo a passo per trovare la differenza dove avevo sbagliato, perché effettivamente non era così Pensa evidente. te, E pensa quindi no, te. dare un po' il duplico. Quindi te il grosso comunque usi tipo campagne di traffico, no? Io uso campagne di traffico, sì, soltanto campagne di traffico. In passato ho usato campagne, in passato, ma è diversa anche la piattaforma, ho usato campagne per ottenere i like per un periodo all'inizio, per portare, diciamo, dai primi, in primi 1.200, 1.500 a qualche migliaio. E poi ho E usato per funzionava, alcuni. no? Scusa, funzionava perché io notavo che spendevo Funzionava. tantissimo per ottenere più like alla pagina e boh, non ho avuto grandi riscontri io, poi Comunque, non lo allora so. io le ho usate dal 2013 al 2015-16, non mi ricordo esattamente. E cosa facevo? Praticamente ottenevo circa 10 like al giorno, più o meno, spendendo $1 al giorno. Quindi non Ah, era male. ok. Eh no, infatti, Era non era male. abbastanza buono, dai.
Poi dipende, penso dipenda molto dal gruppo che crea, cioè dal pubblico che è creato, perché certe volte io ce l'avevo molto focalizzato sulla fantascienza, ed era anche abbastanza, tra virgolette, semplice individuare questo tipo di pubblico e indurlo poi a seguirmi. Poi dipende chiaramente. Poi successivamente ho usato quello per interazione perché c'è stato un periodo nel 2016, se non erro, in cui io scrivevo, ho scritto diversi articoli, nell'estate del 2016, scrivevo 5 articoli a settimana, un periodo di follia assoluta, e quindi ero molto ispirata, si vede, su argomenti che erano legati comunque alla trilogia di thriller che stavo pubblicando, la trilogia del Detective Show, e questi erano articoli su argomenti come vengono narrati nella finzione, quindi sia romanzi, sia film o serie TV, il lavoro dell'investigatore forense. Insomma, CSI e robe varie. Certo, interessante. E quindi erano articoli su questo, articoli sui miei autori preferiti, che so, Thomas Harris, Patricia Cornwell e così via, e altre cose simili, serie TV o film, adesso non ricordo, anche i film se non erro, e riuscivo a pubblicare per qualche mesetto un articolo al giorno e lo condividevo sulla pagina e facevo una piccola inserzione per un giorno da un dollaro sempre. Per portare, diciamo, far vedere praticamente per portare le reazioni, in teoria, portavano a reazioni, commenti, aumentavano i like dell'articolo che poi compaiono anche nel blog, e però si creavano anche le discussioni. Non mi interessava più di tanto generare traffico, anche se poi si generava, perché di fatto poi la gente cliccava per andare a vedere l'articolo. Era più che altro un modo per far crescere un pochetto il blog, dove tra l'altro ho il pixel di Facebook installato, che permette di creare anche dei pubblici, diciamo, particolari dedicati a chi ha visto una particolare pagina o un particolare sito, dipende da come loro imposti. Esatto. E poi sono invece quelle per traffico, le sto facendo dal 2018, sono quasi 3 anni, in maniera praticamente continua, forse ho interrotto in 3 anni, ho interrotto 2 mesi in tutto, però in periodi separati. Per resettare e ricominciare da capo, perché ogni tanto si saturano e devi ricominciare da capo. E sono sempre con, diciamo, una strategia molto cauta, sempre con campagne o meglio, gruppi di inserzioni da $1 al giorno, per evitare di buttare via soldi, perché è facilissimo, se ti sbagli poco poco vanno via, che è una bellezza. Te lo risucchia subito Facebook. Esatto. Ho provato prima con una, usando, tra virgolette, un mio metodo, e poi ho cercato di duplicarla per altri tipi di libri, che fortunatamente ne ho diversi tipi, quindi c'è la foglia di fantascienza, c'è il thriller, adesso c'è la non fiction, e poi anche ultimamente su libri di fantascienza in inglese, perché alcuni dei miei libri, la serie di Zetto Rosso, è presente anche in inglese. Utilizzando lo stesso meccanismo, io lavoro molto. Prima di tutto sulla creazione dei pubblici, che li faccio veramente in maniera quasi maniacale, ne creo tipo 4-5 per campagna, ne uso uno per volta, li testo uno per volta finché non trovo quello che va bene. Finché va bene, perché a un certo punto magari si satura, non va più tanto bene, devo cambiarlo. Quindi, per esempio, facciamo un esempio: un pubblico all'interno di un pubblico singolo che vai a testare, cosa metti? Per esempio, un solo autore simile a te, oppure. Allora, ti faccio un esempio pratico. Per esempio, nella campagna per la serie di Circo dell'Aurora, di cui Deserto Rosso è la prima parte, e che punta sulla raccolta di Deserto Rosso, mi sembra che ho 4-5 pubblici. Allora, uno l'ho chiamato Autori Amazon, perché lo uso in un tipo di un set di inserzioni, un gruppo di inserzioni che puntano verso la pagina su Amazon. Ed è fatto in questo modo: ha un gruppo che comprende tutti gli autori di fantascienza che sono riusciti a beccare tra gli interessi di Facebook, che non sono tantissimi in realtà. Messo, sì, sono praticamente tutti, magari ho tolto qualche nome troppo famoso che poteva far sballare tutto, però in generale ci sono i più principali, quelli che riesci a trovare. Uno di questo. Un altro gruppo, sempre dentro lo stesso pubblico, quello invece che appunto stabilisce il retailer. È molto semplicemente tutte le tutti gli interessi legati a Amazon e Kindle, in modo da far vedere questa inserzione a persone che sono interessate alla fantascienza scritta, perché questi sono autori, e però utilizza anche Amazon perlomeno, o comunque interessato ad Amazon in qualche modo. E questo è il classico esempio di
pubblico per un autore. Però ne ho fatto anche altri, ne ho fatto un altro che ho chiamato più specificatamente autori attinenti, cioè in questi autori attinenti non ho messo tutti gli autori di fantascienza che ho trovato, ma solo quelli più simili a me, tra virgolette, cioè che i loro libri si assomigliano un po' ai miei per argomenti che sono spaziali o per altri tipi di similitudini, temi e così via. E so, in realtà è un gruppo davvero molto, molto più piccolo, il pubblico è molto più piccolo e quindi va a toccare meno persone però in maniera più specifica. Quindi ho questi autori che sono pochi e più appunto il secondo gruppo sempre con Amazon. Chiaramente Tipo passo da... quante migliaia di persone passo può essere, per dal esempio? primo gruppo, adesso non mi ricordo, non ricontrollare, ma sto parlando di alcune centinaia di migliaia di persone. Nel secondo, con gli autori attinenti, scendiamo a decine di migliaia di persone, però va ancora bene. Poi ho un altro che è invece sui generi, perché esistono tra interessi anche i generi specifici, i sottogeneri della fantascienza, che chiaramente però non distinguono tra fantascienza scritta e audiovisivi. Allora, cosa faccio per distinguere? Utilizzo un gruppo con i generi, con i vari sottogeneri, e un gruppo che con parole tipo libri, lettura, mi piace leggere, cose del genere. Cioè faccio in modo che le persone che amano la lettura e che amano questi generi vedano le inserzioni. Questo è un altro. Altro ancora riguarda invece l'uso più specificatamente dedicato ai prodotti audiovisivi, TV e cinema, cioè un gruppo con serie TV e film di fantascienza è il secondo gruppo che restringe questo pubblico con libri, scrittura, scusami, libri, lettura, amo la lettura, se ne trovano tantissimi di questi interessi, cioè persone che guardano film o serie TV di fantascienza, però leggono anche. Ancora, non ho finito, c'è un altro gruppo che è quello dell'astronautica, cioè siccome gli argomenti del mio libro è molto legato all'astronautica, fantascienza hard che si basa su alcuni aspetti scientifici, ho creato un pubblico con un gruppo che so, NASA, Marte, esplorazione di Marte, Curiosity Rover, quelle robe lì, SpaceX, quelle che trovi, SpaceX e così via. E poi restringendo ovviamente lettura di narrativa e così via, la lettura e così via. Cioè lettori che amano la narrativa, che leggono la narrativa, che però sono appassionati anche di questi argomenti reali, diciamo, e spesso questi lettori amano la fantascienza. Lo so per esperienza personale, è così. E questo è un esempio, cioè qui proprio veramente ne ho tantissimi. E Perfetto. li testo No, ma è uno per uno. molto chiaro. E vedo un pochettino, poi a periodi cambio perché chiaramente il pubblico tende un po' a saturarsi. Poi Ma sai che tipo nel mio caso faccio un po' fatica dopo un po' a cambiarle, perché più o meno, cioè, se gli autori sono quelli, io non lo so, ad esempio l'ho divisi tipo uomini e donne, allora magari dopo un po' di solito mi concentro sul pubblico femminile che è il più grosso e poi dopo riprovo col pubblico maschile, però comunque sia difficile trovare poi nuovi target, almeno nel mio caso. Te sì, come ma fai un po' infatti a io, rinfrescarle? no, io creo i set di gruppi di sezioni separati, ne tengo un attivo solo uno e gli altri non attivi. Quando questo attivo si blocca, quello con, che so, gli autori generali si blocca, lo disattivo, cioè non va più, non vendo più, lo disattivo e attivo quello con gli autori attinenti, per dire. Oppure passo, li ciclo praticamente, sono 4-5, quindi nell'arco dei mesi li ciclo, il pubblico nel frattempo un po' cambia. Questo è un primo cambiamento che faccio. Poi il cambiamento lo faccio anche per le inserzioni, cioè ne aggiungo alcune oppure disattivo alcune. E non sempre disattivo quelle che vanno bene, spesso disattivo, cioè, quelle che vanno male, spesso disattivo quelle che vanno bene perché magari si mangiano tutte le visualizzazioni, tutti i click, e talvolta se la gente clicca però non compra c'è qualcosa che non va. Allora bisogna bloccare quella che va tanto bene, che porta tanto traffico ma non porta vendite. E far sì che Facebook faccia vedere le altre, perché spesso Facebook si innamora di un'inserzione, io magari ne ho 10, si innamora di una o due inserzioni e le altre non hanno praticamente nessuna impressione, questo non va bene. E questi giochi, disattivo, attivo, talvolta ne aggiungo una nuova, devo creare una nuova immagine, perché poi per ognuna c'è un'immagine particolare su cui ci ho lavorato un po' di tempo, Ma cambio... tu tipo Dimmi, sì. a che tipo di parametri fai riferimento? Per esempio, il click-through rate.
Guarda, devo dire che quello che conta alla fine è se stai vendendo. Cioè, tutti questi discorsi dei parametri, purtroppo, siccome su Facebook non vedi le conversioni in vendita, lasciano un po' il tempo che trovano. Se un'inserzione, sì, se un'inserzione, il costo per clic è basso, in teoria va bene, però va bene se stai vendendo. Perché avere Basso un click, intendi tipo un 10 costo per clic centesimi basso. sotto i 10 centesimi? Per Sotto i esempio. 10 centesimi, allora basso sotto i 10 centesimi, assolutamente. Io ho sezioni anche di 4-5 centesimi. Però, cioè, arrivare a questi costi per click non è difficile. Cioè, se sai come creare il pubblico, se sai fare delle immagini veramente accattivanti, se ti giochi bene i testi, alla fine ci riesci. Il problema è che poi queste persone che cliccano a poco costo poi comprino. Quindi, chiaramente. Non è sempre detto che molti click portano a molte vendite, perché magari stai chiamando le persone sbagliate per qualche motivo. L'unico è sperimentare un occhio fisso alla dashboard, in questo caso di Amazon, perché puntavo verso Amazon, per esempio, ma ho anche delle inserzioni che puntano su Como, e quindi occhio fisso su Como, e vediamo come va. Chiaramente sì, non posso conoscere. C'è anche una cosa molto importante da dire, che non sempre le inserzioni su Facebook la vendita de deriva dal click, perché molte persone, sai cosa fanno? Vedono l'inserzione. Ah, che bello questo libro. Cosa fanno? Vedono l'inserzione su Facebook, un cellulare, prendono il dispositivo, il Kindle o quello che è, e cercano direttamente il libro senza cliccare. Quindi io queste non le posso misurare. È Le posso vero. misurare soltanto nel momento in cui vedo la vendita. Dico, ho fatto questa inserzione, le vendite sono aumentate, anche se i click sono pochi, evidentemente qualcosa sta funzionando. È bello perché poi sono vendite, tra virgolette, gratis, nel senso che non stai spendendo niente perché non hanno cliccato. Tra l'altro, io faccio delle inserzioni impostando il pagamento per click e non per 1.000 impressioni. Per cui se non cliccano, io non pago. Certo. E quindi ci sono tutti questi fattori. L'unica cosa che puoi considerare alla fine è effettivamente le vendite sono aumentate rispetto a prima, quando non facevi la campagna, di quanto sono aumentate, l'aumento della vendita, cioè la differenza, copre le spese, fino a che punto le copre, quanto guadagni in più. Questi sono ragionamenti che puoi fare. Certo. E io faccio questi ragionamenti che sono una volta a settimana, o poi alla fine una volta al mese, e poi ricomincio ogni mese. E quando vedo che questi numeri scendono, che non ci sto più dietro, allora è il momento di intervenire e fare qualche cambiamento. Insomma, è un po' ci Bene. richiede un po' di attenzione. Eh sì, bisogna starci sempre dietro comunque, non è una cosa che la metti e poi set and forget, no? A proposito, hai menzionato Kobo e infatti io volevo parlare con te di questa, la differenza insomma, tra wide and exclusive, no? Tra scegliere di andare con Amazon KDP Select oppure andare anche su altri store. Te hai scelto, insomma, la seconda opzione. Perché? Perché la consiglieresti? Allora, c'è da dire che quando ho pubblicato i primi libri nel 2012, Select offriva pochissimo agli italiani, soltanto la possibilità di mettere il libro gratuito per 5 giorni su 90, che non è una grande offerta, tra virgolette, visto che in cambio devi dare esclusività. C'era il fatto che molti la sceglievano comunque perché comunque era più difficile andare a pubblicare il libro su tre piattaforme. Più c'erano di meno di quelle che ci sono adesso, ed erano anche un po' più difficili da gestire di quelle che ci sono adesso. Però al di là di questo, e tra l'altro un fatto che ho pubblicato subito wide, perché a me interessava proprio essere in grado di arrivare a un pubblico più ampio, perché io il pubblico lo stavo già creando wide, cioè, come ti dicevo, ho pubblicato una fanfiction su Smashwords, quindi sono partita da lì. La fanfiction poteva essere solo su Smashwords perché doveva essere forza gratuita e non potevo metterla gratuita su Amazon. Per cui avevo già il pubblico wide, e quindi non ci ho neanche pensato, devo dire la verità. Tantomeno ci ho pensato poi più avanti, perché poi alla fine tu ti crei il tuo pubblico, e il pubblico si trova ovunque, in tutti i dettagli. Non è che poi a un certo punto decidi adesso però vado solo in esclusiva su Amazon, non è che ci restano molto bene. È un fattore da considerare. Quindi dal mio punto di vista sono partita così e non ho cambiato. C'è chi ha cambiato, devo dire la verità, però io non ci ho neanche mai pensato in un momento, anche perché sapevo gestire benissimo, arrivare benissimo in altre piattaforme. Non, devo dire la verità, quando è comparso il discorso di Kindle Unlimited, non è che mi piacesse tanto l'idea
dell'essere pagata, anzi, inizialmente li pagavano un tanto a copia, era un po' interessante perché c'era una royalty specifica e ogni volta che uno leggeva il 10% ti davano una cifra. Successivamente è diventato un tanto a pagina. Però l'idea proprio che il libro in realtà è, tra virgolette, gratis, anche se vabbè, queste persone pagano un abbonamento, mi piaceva e non mi piaceva particolarmente. E Tra quindi l'altro poi hanno niente. cambiato e poi esatto, adesso si paga a pagine perché c'erano i soliti furbetti, ricordiamo, che Certo, gonfiavano i libri ti per mettevano gli indicatori, allungarli. tanto davano la voglia di uguale, dopo il 10% su le prime due pagine avevi già superato il 10%, l'avevi aperto, era già il 10%, erano Esatto. furbissimi. E vabbè, sono quei sistemi che chiaramente trovi, Amazon cerca dei modi per cambiare le cose, c'è sempre sono sempre i furbetti che cercano di approfittare. Ma poi, quindi da una parte, quindi dal punto di vista, semplicemente avevo già un pubblico wide, quindi sono rimasta wide e non mi interessava cambiare cose. E in generale poi non mi piace proprio l'idea di essere legata a un'unica piattaforma, perché il concetto stesso per me di essere indipendente, di essere libera di andare dove voglio. Ora tu dirai, e so, posso decidere per 90 giorni di cambiare, in teoria è così, ma in pratica la strategia di promozione che fai e il pubblico che vai a toccare, se sei wide oppure se sei su Kindle Unlimited, sono completamente diversi. Quindi devi praticamente ricominciare da capo con un libro che dopo 90 giorni è vecchio. Su Amazon, dopo 90 giorni, un libro è vecchio. Sì. Quindi all'inizio va bene, cioè se scegli una via o l'altra, all'inizio tende ad andare bene. Dopo 90 giorni, ma un po' meno. E se cambi dopo 90 giorni, sicuramente non puoi avere un miglioramento. Per cui bisogna scegliere una strada e continuare con quella strada. Oppure si deve pensare proprio di resettare tutto, oppure magari farlo con qualche prodotto diverso, completamente diverso. Cioè è molto difficile, si può fare, certo, ci sono molti che passano da Kindle Unlimited a Wild e viceversa, però richiede tempo. E quindi è una scelta che è fatta all'inizio. E io sinceramente preferisco magari concentrarmi, cioè cercare di essere presente in più posti possibili, raggiungere più persone possibili, piuttosto che rinchiudermi in Amazon. E più c'è un altro fattore, il fatto che molti autori indipendenti stanno solo su Amazon significa che non stanno sulle altre piattaforme. E se tu pubblichi su Kobo, per esempio, sei circondato per la maggior parte da libri di autori tradizionali, di libri Sì, tradizionali, esatto. con prezzi più alti. Quindi puoi anche, diciamo, da una parte con i tuoi prezzi un po' più bassi fai maggiore concorrenza, perché questi sono lettori che sono pronti a pagare di più per leggere un libro. E quindi sono anche pronti, vedono il tuo libro che costa un po' meno, è un po' più facile, diciamo, Sì. acquistarlo. Di come non sia su Amazon dove si fa a gara per far pagare meno il libro. E Sì. poi allo stesso tempo mi permette di tenere il prezzo anche un pochino più alto di quello che normalmente tengo su Amazon, anche 50 centesimi, e ugualmente riuscire comunque a venderlo, proprio perché il lettore di Kobo è il lettore abituato a spendere di più, non esiste un sistema abbonamento, è probabilmente un lettore che legge magari non così tanto come quelli che sono su Kindle Unlimited, perché magari chi fa Kindle Unlimited lo fa perché legge talmente tanti libri che sennò ha delle bancarotta se li dovesse comprare tutti. Un lettore di Kobo magari legge meno libri, però trova i miei, ecco, insieme a quelli, diciamo, dei autori famosi, perché magari guarda nella classifica c'è anche il mio, è fantascienza, lì per lì, non è che sta lì a controllare adesso chi l'ha pubblicato, lo prende uguale. E Sì. quindi Avevo è un discorso di questo tipo. E notato chiaro. che succede anche, per esempio, con l'Apple Store, cioè in generale, comunque Sì, sono fasce esatto, di la stessa pubblico cosa. abbastanza diverse. Da È quelle che molto troviamo su diverso. Amazon, dove in pratica la gente va a ribasso, no? Va a cercare Esatto, va a proprio. caricarsi di libri a 99 centesimi che rimangono lì a marcire nel Kindle Esatto, per vendere. e non li E non li legge. legge mai, almeno questi legge. E si spera Esatto. che compri gli altri, ovviamente. Legge il primo, dice vabbè, allora leggo anche il secondo, ci sono, e così via. E quindi è un Sì. aggiornamento di questo. C'è un pubblico completamente diverso, che è un po' più affine a come sono io come lettrice, devo dire la verità. Quindi mi trovo meglio a parlare con loro piuttosto che parlare con chi invece ha abitudini di lettura diverse, una questione anche alla fine. E poi, vabbè, ci sono fatti discorsi di genere del libro che sono anche diversi. Cioè, come dicevo, ogni libro è una cosa diversa, anche se devo dire la verità, i generi che vanno
per la maggiore su Amazon, vanno per la maggiore anche su Kobo, su Apple, uguale, non è che cambi molto. Ci sono autori YA di generi, come per esempio il romanzo rosa, che vendono tantissimo senza quindi aver bisogno di essere su Kindle Unlimited. Sono più scelte che sono fatte a priori e nel muoversi in un certo modo, nel parlare, nel rivolgersi ai propri lettori, potenziali lettori. Sì. E poi comunque ho visto, avevo letto che ultimamente era abbastanza entusiasta anche dei cambiamenti in casa Google Books, Google Play, no? Anche lì sta migliorando finalmente perché c'era un po' on and off, no? All'inizio si poteva usare, poi dopo l'avevano chiusa, poi non andavi su invito, non si capisce, adesso l'hanno un po' migliorato. Come La ti trovi? piattaforma di Google Play Libri, io ci sono entrata alla prima ondata nel 2012, all'inizio era veramente un casino, devo dirlo proprio chiaramente, perché era veramente complicatissima. Riuscire a pubblicare un libro era capire, destreggiarsi in questa piattaforma era incredibile, una cosa esagerata. Poi l'hanno cambiata, che poi è più o meno come adesso, è diventata molto più intuitiva e io la trovo molto molto fatta bene perché ti permette di gestire cose come gli sconti in maniera con due clic. Tu cambi il prezzo, fai clic salva e in quel momento lo cambiano nello store, nello stesso istante. È proprio molto immediato, cioè puoi caricare il libro, aggiornare il libro in continuazione, nel tempo di elaborarlo ed è subito online, così come la nuova versione. La trovo molto fatta bene. Adesso stanno migliorando anche moltissimo la parte dell'analisi dei dati, ci sono i grafici, che, vabbè, cose che noi conoscevamo già su KDP, che prima però su Google Play bisognava scaricare il report, non si capiva niente, era troppo complicato. Adesso ci sono dei grafici suddivisi in base al libro, in base al mercato e cose carine. E poi hanno messo i coupon recentemente, la possibilità di dare dei coupon e quindi permettere alle persone di acquistare un libro o gratis o con uno sconto, che sono delle cose molto carine se magari all'interno di per esempio, una mailing list, oppure se vuoi fare una promozione un po' particolare, cose del genere. Insomma, stanno sempre più aggiungendo nuovi strumenti veramente utili. E poi c'è il fatto che non possiamo ignorare che la maggior parte dei dispositivi mobili hanno Android e quindi diciamo il passaggio verso avere Google Play Libri, che è un'app che si installa in un attimo, molti ce l'hanno già installata, è veramente veloce, è un'operazione molto veloce. È chiaro che però ci infiliamo in un mercato che è quello di Android, dove chiaramente c'è gente che non è che ci sia tantissima gente che legge, cioè non è come chi compra il Kindle che ovviamente ce l'ha per leggere, o chi compra il Kobo che ovviamente ce l'ha per leggere. Chi ha il cellulare, ce l'hanno tutti il cellulare. E quindi o anche il tablet. E quindi chiaramente c'è forse molto più interesse verso i libri, anche lì libri scontati e libri gratuiti che quelli a pagamento, devo dire la verità. C'è la possibilità, per esempio, su Google Play Libri di impostare un'offerta del giorno a tuo piacimento, basta che imposti la data di inizio e di fine dell'offerta nello stesso giorno e il sito con un algoritmo mette in evidenza in prima pagina su Google Play Libri alcuni di questi libri che hanno aderito a questa offerta e spesso ci vanno anche i miei perché lo fai in maniera automatica in base anche ai gusti di chi guarda, credo. Quindi spesso le vendite si sono riprese, spesso in seguito a questi sconti. Poi magari però giocano a mio favore perché essendo spesso il primo di una serie, poi magari comprano gli altri a pezzo intero, se lo leggono, speriamo. E insomma, e poi lo strumento molto utile per indurre questi sconti anche su Amazon, tramite il sistema di adeguamento, che è una cosa che uso continuamente. Nel senso che io su Amazon la maggior parte dei libri hanno un prezzo di stima leggermente più alto che io tengo più basso tramite uno sconto impostato, uno sconto permanente, senza una data di fine impostato su Google Play Libri. E variando il prezzo di questo sconto su Google Play Libri posso anche variare automaticamente con il ritardo di mezza giornata del costo del libro e creare una promozione anche su Amazon senza toccare Amazon, assolutamente. Tutto perfettamente corretto perché poi sono adeguamenti automatici. Cioè, una volta che Amazon sa che deve guardare su Google Play Libri, automaticamente nel mio caso, non devo fare quasi più niente, automaticamente ti fa gli adeguamenti così come vuoi. E questo in teoria ti permette di ottenere sconti, portare il libro a prezzi anche inferiori alla cifra minima per avere la royalty più elevata. Sì, tu ne hai uno tipo, quant'era? 80 centesimi, qualcosa del No, genere. 69, Ah, 69, 69. ecco quello. Sì.
Addirittura ecco, 69 a volte diventa 49 quando è attivata una promozione su Google Play per 49 per un giorno, per dire. Ma quello è un libro che appunto sarebbe costato 99, se no al massimo. Anzi, 89, si può mettere anche 89 su Amazon. Adesso sì, non cambiamo. Oppure anche, che so, un libro che invece di essere 2,99 o 2,69, come adesso il limite poi è 2,50, io riesco comunque a ottenere la regola del 70% perché è una promozione, è un giochettino che fai. O ancora, scegli la regola del 35%, hai sì una royalty bassa, però è sempre basata sul prezzo di listino. Se Amazon si adegua, tipo un libro che costerebbe 3 euro e boh, 25, 3 euro e mezzo, con l'adeguamento è 1,49 e alla fine in un caso su 1,49 incasso 1 euro, che sarebbe il 35% di quell'altra cifra di 3 euro e qualcosa. E sono tutti giochetti. No, certo. Vedi. Cioè, alla fine diventa uno strumento per anche da utilizzare anche su Amazon. Potrei in teoria anche creare delle promozioni, cioè delle promozioni, mettere il libro gratis per un periodo o creare un perma free, cosa che non faccio io, però molti fanno, utilizzano Google Play o anche Kobo o anche Apple per fare i perma free. Esatto, ho fatto Quindi anch'io. lo trovo molto comodo perché poi l'account Google più o meno ce l'abbiamo tutti. Una volta che c'hai l'account, ecco, per un periodo non permettevano di fare l'account da editore, da autoeditore, perché non lo so, stavano un po' organizzando, non so esattamente. Poi però l'hanno riaperto. Ed è un attimo, alla fine stai lì, devi scaricare, ci vuole un EPUB, devi avere l'EPUB, un PDF per fare l'anteprima, la copertina, alla fine è l'operazione più veloce di tutte. Sì, Quindi sì, sì. ci sono i preordini, ci sono gli sconti, i coupon, tutto quello che vuoi. Però lo Allora. trovo, è molto carina. L'unica cosa è chiaramente non fa certi numeri, cioè non fa per esempio per me i numeri che faccio su Kobo, anche perché è molto difficile da targetizzare nelle inserzioni. Perché comunque, per esempio su Facebook, se cerco interesse Google per i libri, escono fuori poche persone. È un No, mi peccato. sembra. Puoi mettere tipo che usano un dispositivo che ha installato Android. Questo mi sembra che lo puoi fare su Facebook, però Sì, ma è però è molto comunque. generico, troppo generico. Esatto. E quindi. Senti, allora dunque, cioè, le ultime due domande, poi ti lascio andare, dopo sei libera. Allora, dunque, una era. Partiamo con questa. Va. Dunque, io e te siamo tra gli amministratori del gruppo di Facebook di Self Publishing Italia, no? È stato fondato da Gabriele Dozzadelli e da te, no? Ci avete messo voi Non mano. proprio, non proprio. Lui anni prima mi ha invitato 2 anni fa a far parte del gruppo e mi sono unita. Non mi ricordo, c'era qualcun altro con lui, però alcuni forse sono andati via, non ricordo esattamente com'è la storia. Però sono tra i più antichi io, sì, tra gli amministratori più antichi. Sicuramente sei tra i più attivi, cioè probabilmente la Sì. più attiva. Cioè. Quindi io Faccio un po' il non so. poliziotto anche. Senti, quindi appunto esatto, il fatto di essere a contatto proprio giornalmente con così tanti scrittori indipendenti italiani, no? Che idea ti sei fatta dell'underground italiano? Cosa bolle in pentola? Che sta succedendo? Come Di sono? tutto, di tutto, veramente di tutto, da chi arriva lì e fa le domande più ingenue, ma tu lo sai, a chi invece è veramente esperto, molto avanzato. Io mi ritrovo a fare un confronto tra questo gruppo e altri gruppi che seguivo nel 2012. E quanto erano diversi? Perché erano diversi? Perché allora pubblicare, a parte che cioè, meno le persone che pubblicavano più libri, perché all'inizio erano persone che usavano il computer per Facebook anche, cioè adesso Facebook la maggior parte delle persone lo usa nel cellulare, si usava il computer per tutto, e quindi erano persone che sapevano usare il computer veramente, la maggior parte sapevano veramente usare, per cui erano più portate, tra virgolette, a seguire le parti tecniche della pubblicazione del libro. Al di là del discorso puramente artistico, quando si parlava di parti tecniche,
Non ne sapevano abbastanza. Adesso è un pochino così, sì, ci sono quelli che sono, tra virgolette, un po' smanettoni, ma la maggior parte non lo sono. È tutto è andato più semplice, tra virgolette, pubblicare, perché le piattaforme sono più intuitive, tutto quello che vuoi, però chiaramente ha portato dentro molte persone che non sono molto pratiche di queste cose e che hanno bisogno di aiuto sulle cose più basilari. Lasciamo E perdere. A tu? me mi è capitato una volta un cliente che ho dovuto aiutare per pubblicare il suo libro, e in pratica l'ho seguito tramite Skype. L'abbiamo pubblicato proprio insieme il libro perché non ci riusciva. Cioè, ogni singola voce dovevo aiutarlo. Ci abbiamo messo tipo una cosa come 2 ore e mezza, 3 ore per pubblicare il suo libro. Era una cosa, cioè, proprio, ero esausto. Alla fine dicevo, vabbè, guarda, Posso okay. C'hai solo questo libro, vero? immaginare. Speriamo Oddio, che è vero. sì, cioè, ti Quello è rendi conto caso anche tu. limite, però sì. Vabbè, però ti rendi conto anche tu che c'è molta gente che vuole fare questa cosa perché ha sentito parlare e così via, però non ha la preparazione che avevamo noi a quel tempo. Come ho detto, io ho iniziato a pubblicare, erano 2 anni che studiavo queste cose, e altre persone che hanno pubblicato più o meno con me, non dico 2 anni, ma qualche mese, stavano studiando un po' le cose, erano un po' più smanettone e così via. Adesso invece trovi le persone che veramente sono a zero, completamente zero, e vorrebbero il tutorial su tutto. Anzi, possibilmente gratis, però non sempre possibile, non si Notato. trova. Anche il Però commercialista non fa lo vorrebbero gratis. anche i commercialisti Perché? vorrebbero gratis, tutto gratis. E non hanno neanche la pazienza, cioè non è solo non sanno le cose, non hanno la pazienza di imparare, perché vorrebbero. C'è questa fretta di pubblicare che non lo so, prima eravamo un po' che eravamo, forse prima c'era un po' più di selezione, adesso non c'è selezione e c'è veramente di tutto. E poi ci sono anche quelli che sono bravissimi, organizzatissimi, hanno delle copertine bellissime, hanno, da quello che vedo all'esterno, lavorano bene con le inserzioni e così via, ma c'è veramente di tutto il gradiente, tutto lo spettro praticamente. Sì, c'è tutto lo spettro E quindi possibile, esatto. allora, ogni volta che leggi una domanda, a meno che l'utente già non lo conosci, sai che cosa sa fare, però non sai esattamente come approcciarti a una risposta. Cioè, perché non sai a che punto della Sì, ma preparazione questa persona sul è. Se la tecnico. domanda è molto vaga, non sai neanche esattamente cosa lui, che significato lui o lei dà a quello che ha chiesto. Per cui, cioè, provi a dare una risposta, però sei lì perché non sai se veramente sei andato a toccare il punto giusto. È abbastanza complicato, mi starci un po' dietro. Però ho notato anche che cominciano a essere un po' più indipendenti questi autori indipendenti, nel senso che fanno le domande e poi altri riescono a rispondere anche Ecco, non questo è gli bello. amministratori. Questo l'ho notato e mi fa Finalmente. piacere. Finalmente qualcuno, quelli che hanno imparato, finalmente partecipano, perché questo è il rischio maggiore quando hai questi gruppi che diventano dei centri di informazioni unidirezionali, nel senso che questi chiedono la risposta e finisce lì. Invece finalmente diventa gruppo, altre persone rispondono, qualcuna più o meno correttamente di altre, però almeno ci provano. No, vabbè, poi vabbè, il discorso è che certo, ecco, un'altra differenza è che appunto queste, le domande che fanno, che mentre in passato, prima di fare certe domande, era più naturale prima chiederla a Google, adesso è più naturale prima chiederla al gruppo. Sì, ma addirittura Oppure. domande tecniche, che ne so, che è ovvio che dovresti chiedere tipo al servizio clienti di Amazon. No, loro vengono Esatto. prima da noi, è bello, si fidano di noi più che di Amazon, Sì, fa però. piacere, no? Però uno dice, ma sai, mandi un'email, ti Abbiamo il rispondono, dopo 24 ore. sì, ma poi a un certo punto devi dire: guarda, non so che dirti, chiedi assistenza, perché poi non puoi vedere, non sei nel loro account, non puoi vedere il problema realmente come si mostra, e poi alla fine certe cose non posso dire, ha messo giusto anche a me oppure no, ma finisci lì. Sì. No, veramente. Poi, appunto, chi ci ascolta che ha molti dubbi, allora, cosa che consiglio, appunto, nel dubbio provate prima a chiedere ad Amazon, se siete in Amazon, Ad e Amazon, a se Google prima no, di tutto, anche a primissimo Google, Google, è vero, e perché ormai poi. Google è diventato specializzato. Tu gli fai letteralmente la domanda e ti trova la risposta, e ti porta alla pagina della guida di Amazon dove c'è la risposta, quindi non c'è problema. Se proprio non riuscite a capire la risposta, allora cercate un confronto, ecco, ci siamo noi del gruppo per arrivare
al dettaglio. Oppure vi leggete appunto Self-Publishing Lab, il mestiere Oppure, sì. dell'autoeditore, ci avete un po' più di Ancora tempo, con meglio. calma, ecco, poi ci avete Sì. delle idee più chiare. Magari aspettate due domande ancora più specifiche e sono qui per darmele. Va bene, grazie Carla, veramente sei stata gentilissima. Senti, l'ultima cosa, i contatti, dove ti possono trovare gli ascoltatori? Il tuo blog, che è molto attivo. Dunque, il mio sito principale che è www.anachina.net, Anachina con la K. Il blog di Self Publishing Lab che è legato in parte al libro che è su Medium, che è medium.com/self-publishing-lab. Facile. E poi da questi, e poi vabbè, su Facebook basta inserire il mio lunghissimo nome, la pagina con il bollino blu, non il profilo personale perché lì è un'altra cosa. E poi mi trovano su Twitter, sempre cercando il mio nome, su Instagram, su Pinterest, su LinkedIn, Oppure su così mi Self trovate Publishing su Italia, YouTube. ecco. Oppure se sul Fair Publishing in Italia, ovviamente, sempre onnipresente. Ecco. Va bene, ok. Allora ti auguriamo tutto il meglio e niente, alla prossima, ci sentiamo. Alla prossima. Ok. Ok, grazie a te. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao. Nella giungla di Amazon è dura sopravvivere. Con milioni di libri a portata di click, il tuo è solo uno fra tanti. Ma forse hai ancora qualche speranza. Self-Publishing Marketing, il nuovo libro di Eugene Pitch. Tutto quello che non ti hanno mai detto per avere più successo con i tuoi libri. Self-Publishing Marketing. È ora di autopubblicarsi sul serio. Self-Publishing Marketing è disponibile su Amazon, Kobo, IBS. Radio Scrivo, vivi delle tue parole.